Ciao a tutti e bentornati. Oh, buongiorno, buongiorno, come state? Oggi siamo qui per parlare delle numerosissime letture che ho fatto durante il mese di aprile. Vi anticipo già, vi anticipo già che dividerò questo video in due parti, perché tanto è inutile che dica, ah, ma mi muovo, faccio in fretta, parlo poco, tanto non lo faccio, per cui. Lo divido in due parti così cerchiamo di rispettare il fatto che tutti voi abbiate una vita. Allora, io partirei subito facendovi vedere un volume che vi ho già mostrato in un book haul, se non erro, che vi lascio qui sopra, per cui ve ne parlo molto velocemente perché appunto vi ho già raccontato in quel video di che cosa si tratta. Sto parlando di 11 di Dario Panzeri, che è un volume illustrato edito da Eris Edizioni ad un prezzo di 30 euro. Ed è una raccolta di tavole illustrate dall'autore, appunti dell'autore e anche documentazioni reperite in giro durante le ricerche che l'autore ha fatto proprio sull'avvenimento dell'11 settembre. Sono passati 20 anni e lui ha deciso di... Speriamo che io stia inquadrando. sto registrando ancora con l'altra... Camera, insomma, non so se mi sto inquadrando, pazienza, se vedrete un video tagliato sarà per questo. Stavo dicendo che l'autore ha fatto delle ricerche molto approfondite, molto lunghe e ha dichiarato di avere una vera e propria ossessione in senso buono rispetto, detta così sembra strana, però vabbè, in senso sano rispetto agli avvenimenti a livello storico di quello che è successo, no? Non so che cosa ho detto, mi riesce sempre complicato parlarne perché comunque è strano pensare di avere un'ossessione o una fascinazione rispetto a un avvenimento così tragico, no? Però è una curiosità storica, una curiosità culturale, quella dell'autore, che lo ha portato a raccogliere tutto questo lavoro di anni all'interno di questo volume. Io vi faccio vedere soltanto alcune tavole velocemente e probabilmente anche un po' da lontano, perché ovviamente il libro va letto, vissuto. Guardato, e non posso certo farvelo vedere io con questa facilità. E come vi ho detto l'altra volta, è un'esperienza molto tosta, sicuramente da affrontare per tutti. Poi, insomma, io anche ho sempre cercato di approfondire il più possibile l'argomento, non riuscendoci sicuramente, non come Dario Panzieri, ma neanche lontanamente proprio. Per cui, appena me l'hanno proposto, ho accettato davvero volentieri di affrontare questa lettura, ne abbiamo parlato anche su Instagram, quindi vi lascio qua sotto come sempre tutti i link di approfondimento qualora vogliate saperne di più e colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Eris Edizioni per avermi mandato questo volume. Passerei oltre e parlerei già di un libro complesso, non in quanto tale, cioè non è che il contenuto sia complesso, ma bisogna capire come parlarne. La voce della quercia di Andrew Michael Harley. Dovrebbe essere la pronuncia corretta. Questo è un libro che ho trovato da libraccio senza averlo mai visto prima e mi ha ispirato tantissimo la copertina e dopodiché quello che c'è accennato all'interno della quarta di copertina. Pensavo che lo avrei tenuto per un periodo autunnale, magari di Halloween, perché comunque è un libro abbastanza, si percepisce, no? Che è un libro abbastanza creepy e incentrato sul tema del lutto. Vi faccio vedere, costa 17 euro a prezzo pieno. Questo è il font, che forse è meglio farvi vedere così, e sono 250 pagine poco meno. Il font è larghissimo, per cui si legge in un soffio. E, io l'ho letto in un pezzo di viaggio in treno, cioè proprio molto facilmente. C'è un'interlinea che è un'autostrada, veramente è molto, molto agile. Quello che non è agile è il contenuto. Allora, di che cosa parla? Parla di una coppia, marito e moglie, che purtroppo perde il bambino, che, il loro bambino, il loro figlio, di mi pare soli 5 anni, in un modo inizialmente molto misterioso. Non ci viene svelato subito che cosa gli sia successo. Ovviamente non ve lo dirò nemmeno io. Quello che intorno a cui gira tutta la faccenda è il diverso modo dei due elementi della coppia di affrontare il lutto. Se la moglie lo affronta con un po' meno razionalità, anche se neanche lui proprio la razionalità mette al primo posto, però vabbè,
diciamo che quella meno razionale è lei e si rifugia, come si dice, più nel sovrannaturale, va a cercare risposte nell'ambito sovrannaturale, nell'occultismo, chiama delle persone che praticano dei riti strani, insomma, per cercare di capire che cosa possa essere successo a suo figlio. Al contrario, il marito, seppur anche lui non in maniera così razionale, va a cercare le motivazioni di quanto accaduto nelle radici, letteralmente, nelle origini della casa dove loro vivono, dove anche il loro figlio viveva, e però lo fa in maniera fisica, cioè va proprio a scavare dove si dice ci fosse un albero, una quercia maledetta, e dove si dice ci siano tuttora, al momento della narrazione, nascoste nel terreno le radici di questa quercia. Quindi, appunto, di razionale non c'è nulla né da una parte né dall'altra. Diciamo che lui spera che ci sia qualche fondamento storico nelle storie che vengono raccontate. Ecco. Il fatto qual è? È che ovviamente nessuno dei due accetta la dipartita del loro figlio, come penso che sia normale che sia. Non vi dico nient'altro per non rovinarvi ovviamente la trama del libro. Quello che vi voglio dire, ci tengo a dirvi, è che ci sono alcune scene molto esplicite e ci sono alcune scene davvero crude, horror, cioè questo è un libro horror. Se siete abituati a vedere film horror che sfociano anche, non dico nel trash, ma nel grottesco, ecco, questo libro lo fa. Alla fine l'ho letto adesso e non ho aspettato il momento di Halloween perché lo ha letto la mia amata Sil e vi lascio sempre il link sotto, non ve lo sto a dire che se non la conoscete il disonore è su di voi e sulla vostra mucca, ma appunto lei ha letto questo libro, ma ha detto ti prego leggilo perché devo parlarne con qualcuno e quindi ho deciso di leggerlo, l'ho fatto e ci siamo confrontate. Anche da lei trovate ovviamente che cosa ne ha pensato. Io non l'ho così disprezzato, però c'è da dire che io apprezzo questo genere normalmente. Bisogna essere un po' avvezzi al genere, bisogna, ecco, non avere particolari problemi col grottesco. È l'unico modo che riesco ad utilizzare per rendere l'idea di quello a cui mi riferisco. Occhio, occhio. Abbastanza consigliato, però potete anche vivere senza, ecco. Dopodiché ho letto La buona educazione di Alice Bignardi. Allora, questo è edito da EO per 13 euro, sono 122 pagine e se ce la faccio, questo è il font, anche questo molto comodo. Allora, con Alice Bignardi ci siamo seguite per anni su Instagram, quindi quando ho visto che aveva scritto un libro, sono stata molto felice di recuperarlo. Questo è veramente molto sottile, come vi dicevo, dal numero delle pagine, però è davvero pregno di contenuto. È la storia di una figlia e della sua mamma e principalmente del loro rapporto. Quello che colpisce, senza dirvi troppo perché veramente 120 pagine, cioè non posso rischiare di rovinarvi niente di questa lettura, però vi dico che quello che colpisce è l'ampissimo spettro di sentimenti che possano stare all'interno di un rapporto che superficialmente può sembrare malsano, perché comunque questa mamma è una mamma molto sui generis, non è la mamma tenera, premurosa e chioccia che tutti noi, insomma, siamo un po' abituati a pensare quando ci immaginiamo questa figura. Nonostante questo, il rapporto con la figlia, insomma, c'è tanto da dire sul rapporto che hanno queste due donne, legate principalmente dal sangue, ma poi anche da tante altre cose. Ho apprezzato particolarmente la copertina perché, cioè, una volta che tu chiudi il libro, riconosci tutta una serie di elementi, come è abbastanza anche normale che sia, però non so, forse perché amo particolarmente questo stile di disegno. Ho amato tanto il contenuto del libro, quando poi l'ho chiuso, ho guardato la copertina, non lo so, mi ci sono sentita vicina emotivamente. Non mi sono particolarmente rispecchiata nel contenuto del libro perché non parla di niente che mi abbia toccato così da vicino, almeno non che io ci abbia fatto caso, insomma, però mi ci sono sentita legata così. È veramente una bella copertina. Ogni tanto si può anche dire senza che sia un tabù perché le copertine non si guardano, perché i libri non si acquistano le copertine, è vero. Però una volta che l'hai acquistato, l'hai letto e ti è pure piaciuto, si può fare una digressione su questo. Ecco.
I dati tecnici ve li ho detti, quindi andrei avanti. Allora, qua c'è qualcosina di particolare da spiegare. Ho letto Carne Blu, testo teatrale di Federica Rosellini, a cui sono state aggiunte una prefazione di Fiona Sansone e una postfazione di Nadia Terranova. Allora, come ho scoperto questo libro, che è di Perrone, Giulio Perrone Editore, Collana del Teatro, 15 euro, sono quelli con il segnalibro all'interno qua che si può tagliare e utilizzare, cosa che io non faccio mai, stupida Eleonora. E cosa vi volevo dire? 15 euro, ve l'ho detto, sono 160 pagine circa. Questo è il font e è anche illustrato. Ora ve ne cucco una, eccola qua, è la mia preferita, ho preso, chissà come mai. Dov'è? Qua. Ecco, ci sono anche queste illustrazioni che sono, per la maggior parte illustrazioni, c'è anche qualche fotografia, sono tutte realizzate dall'autrice, da Federica Rosellini. Perché ho letto un testo teatrale? Perché no, d'altronde, però, siccome notoriamente non sono famosa per leggere teatro, ho letto questo testo perché sto lavorando attualmente attraverso una libreria di Milano all'interno dei teatri del circuito del Piccolo Teatro di Milano, ovvero tengo lì un banchetto, vendo i libri al banchetto per conto di questa libreria che vi dicevo. Dal 13 di aprile ho fatto questo lavoro proprio durante le repliche dello spettacolo teatrale che è stato tratto da questo volume, motivo per cui ho voluto arrivare preparata e mi sono letta il libro prima di iniziare a stare lì a lavorare, sostanzialmente. Allora, io bugie non ve ne dico, ahi, per cui, e lo sapete, scusatemi, sistema. No, non è vero che non ci ho capito niente, però non ci ho assolutamente capito tutto quello che ci dovevo capire. Ecco, diciamo così, è complicato per me perché non leggo mai teatro, perché non sono avvezza, perché non è davvero, non è il linguaggio il problema, sono le immagini che l'autrice vuole evocare. Lei ha preso spunto sia dall'Orlando Furioso che dall'Orlando di Orlando Furioso di Ariosto che dall'Orlando di Virginia Woolf, scusate. Ha fatto un po' una commistione di queste due influenze con tutta un'altra serie di influenze che ha avuto dall'esterno, dai testi che ha letto e da quella che è la sua immaginazione, la sua creatività, e ha creato questo personaggio estremamente fluido, ispirato appunto all'Orlando, che non ha un sesso preciso, che non ha un'identità precisa, che è ambientato nel, il tutto è ambientato nel futuro, quindi è rimasto solo. E se non per la compagnia del suo piccolo cuore che è sotto forma di pesciolino. Per questo, quando vi ho fatto vedere l'immagine all'interno del libro, vi ho detto questa è la mia preferita ed è proprio il suo pesciolino cuore, il suo cuore pesciolino d'oro. E appunto, io più di questo faccio veramente fatica a dirvi perché è come se fossero tutti un insieme di immagini super evocative che hanno senso una dietro l'altra, ma che devi leggere o ascoltare assistendo allo spettacolo per riuscire veramente a identificare. È un'opera molto intima, molto introspettiva. Lei, tra l'altro, è stata l'attrice di tutto lo spettacolo, insomma, è un progetto in cui si è messa veramente anima, corpo e testa e qualunque altra cosa, e io non credo di essere in grado di dirvi più o meglio rispetto a quello che vi ho già detto. Passerei oltre perché ecco, non so bene come altro descrivere senza pazziare, insomma, facendomi capire. Poi arriviamo al libro più bello per me del mese di aprile, che è di Jocelyn Saucier. Non so se si dica così, Piovevano uccelli. Allora, questo è un iperborea, come si può ben vedere, costa 16,50 euro, sono 200 e poco più pagine, e questa è l'impaginazione classica. Dunque, quando l'ho comprato, ve l'ho fatto vedere nel book haul, sicuramente vi ho detto tutti i motivi per cui mi aveva attirata. Ovviamente il titolo è curioso e affascinante, la copertina così super naturale con questi colori che sono esattamente i miei preferiti mi ha attirata e poi
leggendo la quarta di copertina, sono stata conquistata dall'idea di questi tre vecchietti che decidono di passare gli ultimi anni della loro vita insieme, completamente immersi nella natura e lontani dalla civiltà. Il punto in cui ho sbagliato interpretazione totalmente è sull'atmosfera che avrei trovato all'interno di questo libro. Mi ero fatta da sola, senza alcun motivo apparente, l'idea che fosse un romanzo molto spiritoso, magari cinico, sarcastico, sagace, no? In realtà il mood non è per niente questo, ve lo dico perché appunto, siccome ve l'avevo presentato in quel modo lì, sempre dicendo che era una mia idea, perché finché non leggi una cosa non puoi sapere, però non vorrei mai confondere qualcuno. Ecco, di Allegrotto c'è poco, ve lo dico. Ci sono dei momenti in cui vengono strappati dei sorrisi, sicuramente, però è una storia molto tosta. Parla sì di questi tre vecchietti che si rinchiudono, che si isolano, non solo di loro, perché ci sono dei personaggi collaterali che li aiutano anche a fare questa cosa, e soprattutto si parla anche dei motivi che hanno spinto queste tre persone a fare questa scelta per terminare la loro vita. È un romanzo molto introspettivo, molto riflessivo per ognuno di questi tre personaggi e c'è un filone che li collega, diciamo, collega loro e i personaggi collaterali soprattutto, che riguarda i grandi incendi dell'Ontario, evento di cui io non sapevo niente, sempre perché sono un'ignorante maledetta. E di cui qualcosa ho scoperto grazie a questo libro. È stata una catastrofica sequela di incendi che ha distrutto ettari e ettari di territorio e anche parecchie vite. E questo sarà un po' il punto cardine che collegherà tutte quante queste figure, questi personaggi che troviamo all'interno della storia. È un po' evanescente il modo in cui ve l'ho raccontato, me ne rendo conto, però non, come al solito non vi voglio rovinare la lettura. Sappiate che è molto malinconico, quindi non è niente di Allegrotto. Al contempo è meraviglioso, cioè è stato sicuramente il libro più bello che ho letto questo mese, penso che sarà uno dei libri più belli dell'anno, perché difficilmente troverò qualcosa di catartico a questi livelli, poi sapete che io non disdegno le cose malinconiche per niente. Credo veramente che vada letto, non per niente. Ho scoperto che è stato un bestseller per tantissimi anni, forse lo è tuttora, non lo so. E niente, io vi invito veramente a leggerlo, pur essendo però consapevoli di quello cui andate incontro, ecco. Allora, andiamo avanti ancora di uno, direi. 1, 2, 3, 4, 5, sì, l'ultimo. L'ultimo. E poi stacchiamo, facciamo l'altra parte di video. Divorzio di velluto di Jana Karsajova. Questo dovrebbe essere giusto detto così, che è uno dei 12 candidati alla finale del premio Strega. Dunque, edito da Feltrinelli, io l'ho pagato col 30% su 15 euro, suona molto sottile anche questo, 150 pagine circa, questo è il font, ed è disponibile anche l'audiolibro su Storytel. Non so se ci sia anche su Audible, sicuramente c'è su Storytel. Io infatti l'ho letto e ascoltato un po' un po'. Allora, libro a scoppio ritardato per me, nel senso che nella prima parte ho fatto un po' fatica perché le protagoniste sono due, è una, ma in realtà sono due amiche, anche se una prevale leggermente più dell'altra, la storia gira intorno a loro due. E soprattutto per la parte ascoltata, che è stata prettamente la prima parte, ho fatto un po' fatica a capire quando c'era il cambio di personaggio principale e quindi non sono entrata subito in sintonia con queste due donne, che si ritrovano, diciamo, accomunate dal divorzio, insomma, non vi svelo niente, c'è scritto qua. Sono due donne che sono sempre state amiche e che si ritrovano dopo un tot di tempo ad affrontare questa particolare difficoltà della vita. E è stata la seconda parte che mi ha conquistata di più. Non so perché se sia perché l'ho maggiormente letta con gli occhi, come dico io, e meno ascoltata, o se sia qualcun altro il motivo. Fatto sta che
alla fine ho cominciato veramente a sentire della sintonia, soprattutto con una delle due protagoniste. E vorrei tanto leggervi una frase, ma è troppo in fondo, cioè praticamente la terz'ultima pagina e vi rovinerei il tutto. Ve l'avrei voluta leggere perché la scrittura dell'autrice, è riuscita davvero a conquistarmi, a superare il fatto che io, fossi un po' confusa inizialmente dalla narrazione. Oltretutto è molto bello che l'audiolibro sia letto proprio da lei. Lei che non è italiana, ma non so se si dica naturalizzata italiana, non, forse sto dicendo una cagata, comunque parla molto bene italiano, lo ha studiato da autodidatta, forse all'inizio a scuola e poi da autodidatta, comunque l'audiolibro è letto da lei e questo secondo me è un plus valore assolutamente. E è ambientato principalmente a Bratislava. C'è di mezzo anche l'Italia per tutta una serie di motivi che non vi svelo. Bello, bello. All'inizio, vi ripeto, facevo fatica anche a capacitarmi del perché fosse in dozzina per lo strega, nel senso che sì, va bene, adesso vanno anche un po' di moda, se vogliamo, questi libri non libri, cioè con una trama molto evanescente, che sono narrati da un certo punto di vista, più come un elenco di cose che sono avvenute. Poi ho capito grazie all'ondata di emotività che è arrivata sul finale del libro. Dopo che l'ho finito, ha continuato a tornarmi in mente, mi mancavano le due protagoniste, come se mi ci fossi se dovuta separare, non so come spiegarvi, sto vaneggiando probabilmente, però ecco, diciamo che queste sono state tutte le mie riflessioni su questo romanzo, che essendo anche lui molto breve. Non voglio dirvi altro di particolare su quello che accade. Bene, ragazzi, la prima parte di letture l'abbiamo affrontata insieme e io vi do appuntamento alla prossima parte per scoprire quali sono tutti gli altri libri che ho letto e ascoltato durante il mese. Io nel frattempo vi ringrazio, vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!